Ciao ragazzi, eccoci qua, finalmente dopo tanto tempo ritorna il nostro amico Sam Fisher con la seconda missione di Splinter Cell Blacklist. Allora, prima di iniziare, come potete vedere, ho acquistato un qualcosa dal con i punti Uplay, che è praticamente un kit divisore. E adesso... Ciao. Bel lavoro con Bella zio. Ah dai, Robetta, se avessi avuto più tempo e una connessione decente... Concentrati sulla prossima missione. Ok, bene, adesso prima di tutto voglio andare a applicare il... che praticamente è semplicemente il visore. Voilà! Dove l'è? Dovrebbe essere quello blu. Eccolo! Break it. Ok, praticamente con questo ho cambiato le mie... tutti i led della tuta e le varie in blu. Azzurro, blu, è tutto per ora. Green vuole annoiarmi, condannati i protocolli operativi. Ah. Cose inutili, ma... mi piacevano. Come potete vedere, anche l'orologio è diventato blu. Oh, che figata. Vabbè, chi se ne frega, adesso partiamo subito con la seconda missione. Andiamo a fare il briefing. Ok. Dov'è che era il briefing? Quanto è grave il post Benghazi? Ah. Dobbiamo promettere di riportare Cobin sano e salvo. È utile? È ansioso, rabbioso e soprattutto fastidioso, ma credo che sappia qualcosa di utile. Tienimi aggiornato. Comunque, Sam, fammi sapere se intendi potenziare l'aereo. Possiamo migliorarlo sotto molti aspetti. Ma sì, dai, vediamo un po' cosa possiamo potenziare al nostro... alla nostra base volante. Allora, vediamo un po'. Sì, dai. Ampliamo il laboratorio di Charlie così... non mi rompe più le palle. Anche questo. Perfetto. Allora. È tanto tempo che non facevo questo gameplay. Non lo so perché, boh. Mi ero perso via con... gli altri titoli. Comunque, vediamo un attimo. E la madonna, quanto cazzo ci mette a caricare? Su, 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 su. Forza. Bene, era ora, cazzo. Ok. Allora, lo prendi o no, sto cazzo di coso? Eccolo qua. Ma chi se ne frega dei negozianti? Andiamo subito. Palla. Cazzo, stavo dormendo. Hai presente la convenzione di Ginevra? Ho dei diritti. Facciamo così. Se trovi un telefono puoi chiamare il tuo avvocato. Progressi con la ricognizione? Sto cercando un exploit per ottenere un feed. Dammi solo 2 minuti. Scusatemi, la presidenza ha confermato che 3 squadre SEAL sono in attesa del segnale. Grazie, Ollie. Accertati che siano pronte. Sai cosa? Dammelo. È qui che i soldi sono arrivati sul mio conto, con un bonifico. Avete aggiornamenti sul quarto possibile sito? Abbiamo finito proprio ora. Il bonifico è arrivato da Mirawa, Iraq orientale. Grim, non ho immagini del... Tutto ok, ci penso io. Prendi un Onyx spia in prestito dalla difesa. Un Onyx? È il più grande dei campi che abbiamo trovato. Molto ben difeso. Ascoltate. La nostra possibilità migliore è Mirawa. Voglio entrare in azione in tempo zero. Charlie, il feed via satellite. Trova ogni arma, veicolo e uomo nel campo. Se c'è un bambino con la fionda, voglio saperlo. Va bene. Briggs, un drone di supporto. Ok. Grim, coordinati con i SEAL. Devono colpire gli altri campi mentre siamo a Mirawa. Non c'è abbastanza tempo, Sam. E invece sì che c'è tempo. Devo bene. Essere a terra non appena raggiungiamo il campo. Puoi andare da solo. Niente di personale, ma a Benghazi abbiamo avuto problemi. Ti voglio sull'elicottero per l'estrazione. Non per farmi i cazzi vostri, ma questi fanno sul serio, non è vero? Se li volete morti, perché non li nuclearizzate dall'alto? Appunto.
Sono cazzi nostri. Vogliamo dati, non una fottuta strage. Portatelo fuori di qui. Muoviamoci. Volevo solo... Okay. Bene, si va in Iraq. Con la seconda missione. Cercherò di farlo più stealth possibile. È un territorio nemico. Fumaggi allora. E microcamere ti aiuteranno a sapere come muoverti e a mantenere un vantaggio tattico. Ok, quindi equipaggiamo le nostre microcamere con questo. Perfetto. Poi... Wow, che figata, quelle lucine blu. Sì, lo so, sono totalmente inutili le lucine blu, però vabbè, dai, cazzo. Base ribello, Mirawa, Iraq, pronti, partenza, via. Cioè, non è una gara, eh. Chissà se mi ricordo i comandi. Visto che saranno 40 secoli che non gioco più. Ok, oh cazzo. Vado. Libero la strada. Sbam. Oh, morto. Ah, fuori uno. Dove cazzo sono gli altri? Eccolo lì. Sbam. È andato. Fuori due. Sbam. È a terra. Fuori tre. No. Sbim. È andato. Fuori quattro. Cinque. Fuori sei. Ullala. Porca vacca. Dai cazzo. Questi si guardano il bigolo a vicenda, Cristo. Ecco, si stanno allontanando. Pam! Fuori uno. È a terra. E anche tu. Veloce. E anche tu. Eliminato. Oh, ok. Puoi avanzare, Sam. Ricevuto, Briggs. Dov'è? Ben fatto. Eccolo lì. Oh. Ma chi è che continua a entrare e uscire, Crivio? Eccoci qua da un'altra panoramica, Mirawa, Iraq orientale. Eccoci qua col nostro Sam Fisher illuminato di blu invece che verde. Dai, dite che è figo così, no? Ci vuole un po' di personalizzazione del personaggio. Sam, i visori termici indicano un gruppo di nemici. Si stanno riunendo in una casa sul fiume. Vai al villaggio. Devo beccare il compratore di Cobin prima che mi trovi. Sì. Meglio di quello che avevamo per venire. Di svariate grandezze. Arriva a 50 metri per lanciarlo e dovrebbe funzionare. Se lo dici tu. Ok, qua. Cos'è che è? Non dobbiamo farci scoprire, ragazzi. Piano pianino, piano pianino. Ok. Non ho idea di dove siano gli altri, ma... Ok, okay, equipaggiamo questo. Ciao amici, come state? Vi vedo là in fondo. Hoppala. Come cazzo? Ma... No! L'ho autodistrutta, merda. Porca troia. Ho distrutto la telecamera che avevo appena messo, ma dai, ma... Rilevo nemici lungo il tuo vettore, non farti scoprire. Grazie. Ok, riproviamoci. Hoppala! Che cazzo ha lanciato, Cribio? Ecco! Non mi ricordo più il tasto per prendere la telecamera. Ehi, stronzo, girati. Buonanotte, amico. Ok.
quello fa la nanna. No dai, quello lasciamolo stare. Però tu, forse è meglio che... Ehi tu, dormi, dormi. Che forse è meglio andare a fare delle palle da qui. Distruggiamo le prove. Ok, distrutta la telecamera. Ok, finora tutto a posto. Sei nel punto migliore per lanciare il trirotore. Il che? Lo sto lanciando. Ok, Sam, avvicina un po' il trirotore e vediamo se la voce corrisponde. Come cazzo si usa sto coso? Fighissimo, sembra il Parrot quello della... Vabbè, fa niente, che se ne frega. 9 un po' più in su. No, troppo! Merda! Devo capire come si manovra sto affare. Ehi voi, laggiù! Aia cazzo. C'è una stronzoni. Sono il Parrot. Vi vedo. Ignari della mia presenza. Ok, audio in streaming. Continua così. Trasmetto in streaming. Lo dico anch'io, sì sì. Ricerca corrispondenza. Non basta. Cosa vuol dire che non ti basta? Brutto pezzo di... Oh merda. Ecco, ma hanno distrutto allora, il drone, Cristo. Pare che il riconoscimento facciale sia più affidabile. Sam, le immagini del drone mostrano punti di accesso sul lato dell'edificio. Sì, sì, ma tu sei un drone. Oh, cazzo, amo qua c'è tanta gente. Via, 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 via. Sopra le scale, sopra le scale. Corri, 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 corri. Non so cosa sta dicendo quello lì, però. Ok. Marchiamo uno. Due. Dove cazzo era l'altro stronzo che l'ho visto prima? Eccoti lì. Ok, così almeno. Marcati tre. Sì, semmai potrebbe servirmi sta cosa. Ninja! Sono un ninja. Sam Fisher il ninja. Con qualche... con qualche piccolo pezzo di DNA di Altair. Visto come si arrampica Assassin's Creed sto coso. Beh, non c'è la morte dall'alto come no, eh. Cadetto? Ma ti spacco la testa. Dai, vieni, vai, vai. Boh. Eccolo. Wow. Pam. Zacchete. Ulla. Violenza. Hackeriamo questo apparecchio. Dai che finora va tutto a gonfie vele. Ma vediamo cosa c'è qua dentro. Al di là della porta. Cobin manda i suoi saluti. Aspetta solo un secondo. Fermo! Stronzo! Sono dell'MI6! Oh.
3 anni sotto copertura e tu li hai mandati a puttane. Ma dai. Dimmi qual è il tuo codice. 757, bravo Victor. 9 Victor. Oscar 98. Bravo Ciccio. Che cazzo l'hai rotto? Ma dai, non ti ho rotto niente, piantala di rompere. Allora, per chi lavori, dimmi. Cia? È caduto, voglio una scansione della retina. Voglio parlare con il responsabile, avanti. Andiamo. Ci stai parlando. Che cazzo fai? È zitto. Si chiama Jadid Zaidos. Era nell'MI6, ora non più. L'hanno cacciato 5 anni fa perché faceva il doppio gioco. Come ti ammazzo di botte, doppio giochista del cazzo. Jadid. Blacklist. Parla. I soliti americani. Sempre a fare i cowboy. Parla, ho detto. È troppo tardi. Sam, stanno inviando una grande mole di dati dal complesso sopra di te. Che piani avete? Siamo già andati oltre. Li stiamo attuando. Io ti risparmio perché sei uno stronzo. Se tu sei qui, io sono già morto. Oh Cristo. Merda. Che cos'è successo, Sam? Si è sparato. Porca troia. Porca troia, sì. I dati vengono da un centro comunicazioni nel villaggio in alto, cerca delle parabole. Bene. Proseguiamo alla ricerca delle parabole. Raggiungi il segnale. Trova la sorgente. Yeah. Allora, prima mi rifornisco perché ho sprecato. E poi... Bene. La strada di montagna è ben difesa. Qual è il piano d'attacco, Sam? Scalerò da qui. Prepara l'elicottero per l'estrazione e aspetta. Subito. Sam, ho in linea il capo del sito Delta. Paladin, qui Gridiron, passo. Gridiron, qui Paladin, chiedo rapporto, passo. La zona operativa trabocca di contatti ben armati. Ah, allora, scaliamo questa roccia qua, nel cliffhanger. Fortificazioni, contrattacchi coordinati. Davvero una bella accoglienza. Bellissima l'accoglienza, sì sì, proprio bella. Pensi che si aspettassero il nostro attacco, passo. Uè, guardate com'è agile te, sembra appunto... Facciamo il culo. Gridiron, chiudo. È agile il nonnetto, eh. Guardate che figata la cascata. Bene, 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 bene. Vediamo un po' che cazzo bisogna fare qua. Ci arrampichiamo qua su questa specie di... Cos'è, una diga? Una diga di legno, boh. Un ponte, non lo so che cazzo. Al sotto di un ponte, vabbè. Sono sotto il ponte che porta. Beh, si aspettavo. Sam, vedo del movimento sopra di te. Ok, qua adesso ci sarà da divertirsi. Allora, oddio. Ah, ma non sparano a me, porca vacca. Ma no, cosa cazzo ho lanciato? Ma no, ma ho lanciato i cosi acustici, vada via al culo, io volevo lanciare la... Volevo lanciare questa puttana. Ecco. Bluffete! Salve! Buongiorno! Ok, disturbiamo un po'. Ciao! Buonanotte!
Oh oh. Ha perso i sensi. Pam. Un trofeo. Fate la nanna. Piano piano. Oh cazzo. Buonanotte. Merda. Hanno visto il cadavere, mi sa. Infatti. Ha perso i sensi. Buonanotte. Ok. Cosa mi vede questo stronzo? Amico, adesso ti rompo un po' i coglioni. Facciamo tutti i suoni possibili. Vieni qua. Dai, vieni qui. Dove sei? Dov'è la mia vittima? Eccoti. Buonanotte. Ok, qui cosa c'è? Trovato qualcosa, ecco. Dove sono i bastardi? Ah, guarda là che ce n'è uno. Lì ce n'è uno. Oh no 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 no, via via via. Là ce n'è uno e lì ce n'è uno. Ok, facciamo così. Oh, se mi fa suonare un allarme mi incazzo. Dove cazzo sei? Ciao ciao. Bene bene, proseguiamo. Certo che non ho ben capito dove devo andare, ma vabbè. È tutto a posto? Tutto a posto? Piano piano, piano piano. Ciao ciao. Buonanotte. No, tu sei morto. Forse è meglio metterlo qua dietro. Si vede meno. Beh, tanto si vede lo stesso, ma almeno. Oppala. Pare che gli ingegneri abbiano scavato un tunnel di fuga per ripararsi dalle ricognizioni. Pare. Ricevuto. Ci sono scavi ovunque qui intorno. Sto tracciando il trasferimento dati. È in corso e arriva dal settore che i militanti usano per il loro complesso. Merdaccio. Qui, qui. Allora, vediamo un po' da che parte andare. Mi faccio sgamare, già lo so. Uh.
Ci è mancato un pelo. Situazione un po' strana. Ehi, lì c'è un bersaglio. Quei bersagli secondari. Devo catturare anche quello, vabbè. Se mi capita tiro. Adesso vediamo di riuscire a capire un po' che minchia. Di qua. Andiamo su, eh. Ok, non passiamo da qua sopra. Merda, ho sbagliato. Torna su, cazzo. Momento di panico. Vieni qui. Sì, tu. Vieni qua. Buonanotte. Merda. Ha perso i sensi. Oh, cazzo. Merda, no. Buonanotte. Ehi, aiutami a cercare. Buonanotte anche a te. Dove sei? Qualcuno l'ha atterrato. No, cane di merda, no. Sta dormendo. Vieni qui. Vai a vedere. Ecco qua. E un'altra nanna. Vieni qui e aiutami a cercare. D'accordo. Ok. Cane di merda! Non voglio trattare male gli animali, ma porca vacca. Proviamo chi ti ha steso. Non smettete finché non lo trovate. Andiamo insieme. Ci sto. Ah, merda. Fanculo. Mi son fatto sgamare come un pirla. Vediamo se devo far perdere le mie tracce. Cazzo, via, 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 via. Merda.
cercare, lo troveremo. Vieni, dammi una mano a cercare. Arrivo. Oh, dai che... No, l'ho catturato, merda. Ora vado ad andare a pigliarlo. Così è, zacchete. E via. Come un ninja. Ok. Ehi tu, catturiamolo. Ok, e via uno. Ok, adesso spariamo da... Scappiamo da qua. Notizie sulle squadre negli altri campi? No, forse sono in silenzio radio per tutta la durata dell'operazione. Ragazzi, è un posto enorme. Gli ingegneri avranno cacciato la gente del posto da tempo ormai. Pensi che questi tizi c'entrino con il primo attacco? Non ho sentito il farsi in Guam. Gli ingegneri non hanno confini. Potrebbe esserci chiunque. Ok. Sam, rimangono poche forze nemiche. Sembra che abbiano ripiegato su una posizione difensiva. Stanno proteggendo qualcosa. Vuol dire che mi sto avvicinando. Chissà cosa proteggono. Le caramelle. Proteggiamo le caramelle. Trova la sorgente. Ehi voi. Un po' di riferimento. Prachete. Mi piacciono questi valigioni in giro per la mappa. Ok. Voi. Va. State lì. Io sparisco da qui. Oh cazzo. Ehi. Torna qui. Dai, torna qua. C'è un pezzo di merda, buonanotte. Dove cazzo è lo stronzone? Ma non c'è? Boh. Vado giù di qui. No, sgamato. Fa niente. Tanto non mi vedi. Adesso scappo come... Sono in cima al centro comunicazioni. Charlie, trasmette ancora dati? Ottimo il centro di comunicazioni. Serviranno almeno 5 o 10 minuti più per capire cosa stanno inviando. Non possiamo aspettare. Briggs, porta in cielo l'elicottero. Arrivo entro pochi minuti. Beh, scusa, dove vuoi portarlo l'elicottero? Lo porti in cielo, non è che puoi portarlo chissà dove. Il complesso ne ha passate delle belle. Forse è stato un drone. È stato colpito di sicuro, ma non di recente. Vedo cosa riesco a scoprire. Con quella prendi
tutto il pacchetto Sky. Parabolone. C'è qualcuno? Permesso? Che cosa vedi? Sembra un mattatoio. Oh, cazzo. Hanno giustiziato un soldato. Miguel Garcia, ala 36. Viene da Los Angeles, 23 anni, disperso durante l'attacco nel Guam. Era solo un ragazzo. L'hanno ripreso. Sono i dati che stanno inviando. Spengo tutto. Stanno registrando, rintracciali. Subito. Hanno lasciato un tablet. Avanti il nostro Sam Fisher. Anche lui usa i tablet. So perché sei qui. Credici un minuto. Una volta ero come te. Prima combattevo per un mondo. Per una nazione. Pietà. Mi spiace. Voglio solo andare a casa. Io voglio che tu vada a casa. Voglio che tutte le vostre truppe vadano a casa. Ma il tuo paese, loro non vogliono ascoltare. Ho un figlio. Ha solo 2 anni. Ti prego. Sono cresciuto con l'idea che un uomo possa cambiare il futuro. Ci credi? Io sì. E penso che tu possa essere quell'uomo. Cambierai il mondo. Diventerai un esempio. No! Non stavo parlando con lui. Parlavo con te. Con me? Non sai che cazzo sei te? Perché un avvertimento? Non è un avvertimento, è un messaggio. Gli ingegneri aspettavano qualcuno. Dove porta la traccia? Ci sto lavorando. Sam, stai usando il drone? No. C'è un hacker in corso. Oh cazzo. Oh cazzo. Oh cazzo. Sto bene. Meglio andare, meglio andare, meglio andare. Cazzo, 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 cazzo. Fuggi. Oh porca miseria. Rix, mi serve l'elicottero. Troppa attività, non possiamo atterrare. E come no? Meglio che trovate il modo per farmi atterrare, cazzo. Sam, altri missili. No. Uso il gancio. Basta. 5 secondi, sbrigati. Arrivo. Bam. 2, 1, ora. Boh. Bene ragazzi, questa missione l'abbiamo completata. Vediamo un po'. Un trofeo. Vediamo un attimino. Vabbè, a parte quel piccolo pezzo che mi sono fatto sgamare come un piccio, diciamo che non è andata malissimo. Vabbè, la sto facendo a livello normale, vabbè. Pantera 4. Beh, assalto diciamo che ne ho usato pochissimo. Bonus. Ah, ma sì. Bonifico confermato. Ecco. Vabbè, dai, non è andata così male. È stata divertente questa missione, molto sullo stealth. E vabbè, niente. Prendi tutti i dati che puoi, subito. Ok. Carica l'elicottero, lo ripariamo a bordo per fare prima. Sam. Gli ingegneri sono avanti di 2 mosse. Era la nostra unica pista e abbiamo ricavato solo un messaggio. Briggs ha già interrogato Cobin sui suoi dati. Cobin è troppo stupido per una trappola simile, è troppo furbo per rischiare la vita mandandoci noi. Concordo.
I suoi dati erano confermati da altre fonti. Gli ingegneri hanno lasciato una scia di false informazioni. Per cacciarci in un campo minato. Speriamo che ai Sila sia andata meglio. Ormai saranno tornati. Se ne sta occupando Charlie. Charlie? Charlie. Le altre squadre erano tutte trappole, sei l'unico a esserne uscito vivo. Gli ingegneri sapevano che il governo avrebbe negato l'operazione, quindi l'hanno registrata. Hanno sbattuto tutto online. Sam, abbiamo un ID del dispositivo che hai recuperato. Bastardi. Sappiamo che c'è dietro agli ingegneri. Che velocità. Facile, troppo facile. Proprio come se volesse farsi trovare da noi. Ostenta sicurezza, ci sta sfidando. Ma ora abbiamo un bersaglio. Majid Sadiq. Ex agente M6. E sapeva cosa avremmo cercato dopo Guam. E come darcela a bere. Presidente. Lieta che sia ancora tra noi, figlio. Le mie condoglianze. Sappiamo chi cercare. Majid Sadiq, l'uomo dietro agli ingegneri. Invieremo le analisi al suo ufficio. Ottimo lavoro. È un progresso su consumi americani? Non direttamente, no. Ma ho ricavato i dati dal suo ufficio. State designando Dallas come un possibile bersaglio. Sì, e i nostri uomini sono già impegnati su altre 5 città. La nostra unica speranza è mandare Fort Echelon a Dallas prima che si verifichino degli attacchi. Riuscirete a fare in tempo? Lo consideri fatto. Ci conti. Bene, questo gameplay finisce qui, ragazzi. Vi aspetto ai prossimi. Ciao ciao a tutti da Genetic DNA.